Mi chiamo Bogliolo Francesco, ho 49 anni, sono medico di medicina generale, responsabile e presidente di Alassio Salute SRL. Alassio Salute è una società a responsabilità limitata nata nel 2004 ad Alassio, composta da 9 medici di medicina generale che forniscono servizi di cure primarie per un bacino di utenza di 13.000 persone. Le cure primarie ai nostri cittadini consistono essenzialmente nella continuità assistenziale. Alassio Salute è aperta per tutti i giorni dell'anno, 14 ore al giorno, e le attività che i medici di famiglia di Alassio forniscono vanno dalla prevenzione al cambio di stile di vita, all'assunzione di responsabilità per i propri pazienti, alla terapia, alla cura, alla diagnosi delle patologie croniche e a tutta una serie di servizi che fanno veramente il paziente il centro dell'attenzione e tutta una serie di competenze che forniscono al paziente stesso una serie di risposte a quelli che sono i bisogni sanitari della persona. Abbiamo scelto la forma della società a responsabilità limitata per dare modo a tutti i professionisti di Alassio Salute di sentirsi partecipi ad un progetto che deve essere un progetto che continua nel tempo. La SRL è una forma giuridica che permette di offrire al cittadino a costo zero tutta una serie di servizi con quelle che sono le prerogative principali di una struttura privata. Oltre a tutto c'è la possibilità appunto da parte del cittadino di usufruire di tutta una serie di competenze a costo zero. Il motivo principale che ha fatto nascere Alassio Salute nel 2004 è stata l'esigenza forte in noi professionisti di dare una risposta concreta e moderna a quelli che sono i bisogni della sanità pubblica, delle cure primarie del territorio. Nell'anno 2004 abbiamo capito che era necessario un cambiamento radicale di mentalità, di filosofia, di strategia. E i 9 medici di famiglia di Alassio Salute hanno rimesso in gioco la loro professionalità, la loro imprenditorialità per iniziare una nuova avventura moderna. Una serie di servizi che fanno parte della continuità assistenziale della vera presa in carico contempla un centro di prenotazione per visite ambulatoriali ed esami presso l'ospedale, un punto prelievi, un ambulatorio domenica, sabato e giorni festivi di primo soccorso, una serie di attività specialistiche, una diagnostica di primo livello con possibilità di effettuare ecocardiografie, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, un ambulatorio di medicina dello sport con sia la parte certificativa che la parte di preparazione, in appoggio con un team di professionisti che riescono a soddisfare ogni esigenza dal punto di vista sportivo, un centro di odontoiatria con particolare espressione a livello pediatrico per tutto quello che riguarda le problematiche dei bambini, una palestra di riabilitazione e un centro di fisiochinesi terapia. Non ultime sono le attività di promozione alla salute che noi abbiamo messo in campo per la nostra città, promozione alla salute che diventa una promozione continua ed uno stimolo a un cambio di stile di vita corretto. Per esempio, una cosa di cui andiamo molto fieri e con la quale partecipiamo molto insieme ai nostri pazienti è la promozione del movimento come strumento di benessere e di star bene. I medici della sua salute camminano e corrono con i loro pazienti per cercare di migliorare il proprio star bene. Al di là degli indubbi vantaggi che esistono per i cittadini, esistono anche dei vantaggi per i professionisti che si sono trovati a cambiare il loro modo di lavorare, passando da un'attività assolutamente individualista, come era quella del medico di famiglia prima di questo progetto, a lavorare in equipe. La forza del gruppo e i vantaggi indubbi del lavorare insieme hanno portato il gruppo di medici della sua salute a migliorare assolutamente il loro sistema di lavoro e uno degli aspetti che sicuramente
più positivo dopo 7 anni del nostro progetto è appunto la soddisfazione del professionista. L'idea di Alessio Salute nasce intorno all'anno 2000 da un'insoddisfazione dei professionisti, i quali si sono trovati in quegli anni ad un bivio della loro carriera. Eravamo 9 medici di famiglia tra i 35 e i 45 anni e ci siamo accorti che non era più possibile continuare a lavorare in una maniera così desueta. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, siamo diventati imprenditori di noi stessi, ci siamo rimessi in gioco, ognuno con le proprie caratteristiche, la propria personalità, le proprie capacità, e facendo forza sul gruppo e utilizzando il gruppo come traino, siamo riusciti a creare Alessio Salute e a portare avanti il nostro progetto. Alessio Salute è formata da medici pubblici. Noi crediamo assolutamente che la sanità in Italia debba essere una sanità pubblica, per cui la partenza di questo concetto ha portato ad una partnership con due istituzioni che sono la nostra azienda sanitaria e il Comune di Alessio, che con molto coraggio hanno creduto in questo progetto. E attraverso un protocollo d'intesa che norma per 15 anni i compiti e i doveri dei tre partner, ha dato il via a questa esperienza. I 9 medici di Alessio Salute hanno autonomia e responsabilità in questo progetto, sono imprenditori di se stessi e non sono a carico dell'azienda sanitaria o del comune se non in minima parte. Le risorse di questo progetto sono ricercate all'interno della nostra struttura. Come tutte le innovazioni che portano un cambiamento radicale, anche Alessio Salute nel 2004, quando siamo partiti, ha avuto i suoi buoni problemi. Primo tra tutti quello del fatto che Alessio Salute aveva scelto come forma giuridica una SRL. In Italia non esisteva nulla di questo e quello che ci ha permesso di andare avanti e di superare questi ostacoli, che io definirei comunque normali, è stata la fortissima motivazione del gruppo, l'appoggio delle istituzioni ASL e Comune che ci hanno supportato nei primi anni di crescita e soprattutto la qualità percepita dai nostri cittadini e, mi sento di dire, la bontà del nostro progetto. Da grandi noi vorremmo occuparci ancora di più di quello che sono le cure primarie a 360 gradi. Noi viviamo e operiamo in una regione considerata una regione anziana e quindi abbiamo l'esigenza di poter curare e servire i nostri pazienti a domicilio. Tutto quello che concerne la cura domiciliare e la continuità assistenziale vera a domicilio del paziente è uno dei nostri obiettivi professionali dei prossimi mesi. L'esperienza di Alessio Salute è stata replicata in altri comuni della nostra provincia in questi ultimi anni. Sono 6 i comuni della provincia di Savona che si sono dotati di un centro salute e uno degli sviluppi è quello di creare un network tra questi centri che possa conglomerare tutti i medici che ne fanno parte per un bacino di utenza di oltre 70.000 cittadini e che permetta, oltre che un'economia di scala, anche di darci degli obiettivi comuni, sempre nell'ottica di curare nella migliore maniera possibile i nostri pazienti.